Oggi parliamo di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana. E perché ne parliamo? Perché ieri, 30 ottobre 2023, c'è stata al Quirinale la cerimonia di celebrazione dei Giorni della Ricerca, che è un'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il capo dello Stato ha consegnato il premio AIRC, Credere nella ricerca, a Federpharma per l'impegno profuso in attività di sensibilizzazione ed iniziative per il sostegno alla ricerca sul cancro, al prof. Antonio Pescapè dell'Università Federico II di Napoli per aver contribuito a diffondere la conoscenza della missione di fondazione AIRC tra le nuove generazioni, e a Mara Venier per il suo impegno continuativo a fianco di AIRC nel sostenere attraverso le trasmissioni televisive la ricerca sul cancro. Voglio farvi sentire qualche passaggio del discorso del presidente, che è tratto da questo video, cerimonia di celebrazione dei giorni della ricerca, che è sul canale della Presidenza della Repubblica al quale sono iscritto. Chiedo scusa al presidente perché mi è scappato il non mi piace. Ascoltiamo assieme cosa ha detto il presidente. La ricerca di ieri è già diventata la cura di oggi. La ricerca di oggi sarà la cura di domani. Eppure, dopo tanta evidenza, dopo che è stato dimostrato nella drammatica esperienza della pandemia che i costi umani sarebbero stati di gran lunga maggiori senza la scoperta in tempi rapidi dei vaccini, continuano a circolare teorie irragionevoli e antiscientifiche. Non soltanto offuscano la visione del bene comune, ma sovente minacciano la salute stessa dei cittadini, contravvenendo a quanto prescrive l'articolo 32 della Costituzione, secondo il quale la salute è insieme diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della più grande accelerazione della scienza, la diffusione della conoscenza continua a mescolarsi con il suo opposto. È un paradosso della nostra modernità. Anche per questo i giorni della ricerca rappresentano un'occasione preziosa. Come sappiamo, il Nobel 2023 per la medicina è stato assegnato alla biochimica Kathleen Carico, all'immunologo Drew Weissman, per la tecnologia che ha reso possibili i vaccini più efficaci contro il Covid. Sappiamo che questa tecnica, fondato sull'utilizzo del RNA messaggero, potrà servire per importanti sviluppi anche in altri ambiti di cura, comprese le terapie antitumorali. Riascoltiamo il passaggio più importante. Teorie irragionevoli e antiscientifiche non soltanto offuscano la visione del bene comune, ma sovente minacciano la salute stessa dei cittadini. Le teorie irragionevoli e antiscientifiche non soltanto offuscano la visione del bene comune, ma sovente minacciano la salute stessa dei cittadini. Il concetto che queste parole esprimono mi sembra di averlo già sentito, non sembra anche a voi? Eh sì, l'ha detto Mr. Bassetti. Vi ricordate, ho fatto il post. Il 26 ottobre ha twittato: i danni fatti in questi 3 anni dalla comunicazione del mondo Novax peseranno come un macigno sulla salute dei cittadini. Le teorie antiscientifiche minacciano la salute stessa dei cittadini. E un complottista come Mimar cosa pensa? Non è che c'è una regia dietro che decide e dice: bene, adesso dite tutti questo. Poi dopo si cambia, adesso dite questo. Mimar, ma la smetti? Ma è normale, perché voi siete talmente ridicoli e pericolosi che chiunque pensa questo, che siete un pericolo per la salute. Quale regia? Vabbè. Il presidente dopo cita l'articolo 32 della Costituzione e io mi permetto ancora una volta di ricordare che l'articolo 32 dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ma la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
ok? E questo è quanto. Non esagerate nei commenti. Vi ricordo per l'ennesima volta che insultare la Presidenza della Repubblica è un reato. E poi soprattutto, non facciamoci riconoscere. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.